Cracco Cicerchia, sono un ceramista, figlio d'arte perché mio padre era ceramista fin dagli anni 70. Mi chiamo Lisa Forte e sono una designer junior. L'altra ragazza si chiama Giulia Giovannini e è stata una mia collega universitaria. E insieme abbiamo collaborato durante gli anni universitari. Ex Materia è il gruppo di lavoro che abbiamo formato insieme. Abbiamo colto l'opportunità di partecipare ad un bando europeo che era promosso da Artex, il Centro per l'Artigianato Artistico. Etrusca è una collezione di prodotti aumentati. Aumentati perché diciamo che quello che noi vediamo sono degli oggetti fisici, però hanno un'estensione virtuale. Questo perché oltre che il prodotto abbiamo anche il servizio che si lega ad esso. E questo servizio lo possiamo, diciamo, esperire grazie alla realtà aumentata. Allora, gli oggetti sono stati ripresi dalla tradizione etrusca, dalla tradizione della tavola. Grazie a questo servizio possiamo vedere come cucinavano determinati cibi, determinate pietanze. In questo modo l'utente può diciamo, prendere ispirazione e immergersi in questa tradizione che si lega poi a quelle che sono le nostre radici. Ogni prodotto ha un simbolo. E questo simbolo può essere, diciamo, scansionato e può accedere a questi contenuti ulteriori che appunto raccontano sia la storia, diciamo, appunto, come dicevo, della tradizione etrusca, ma anche la storia di chi ha realizzato questo oggetto. Quindi in questo caso abbiamo il nostro artigiano Franco. Sì, le forme, Dalle diciamo, sono design. state rivisitate, diciamo, in una chiave moderna. Soprattutto forme, direi, che si potevano, diciamo che permettevano il rapporto fra artigiano contemporaneo e tecnologie avanzate, come poteva essere la stampa 3D. Quindi abbiamo adattato un po' anche queste forme alla loro riproducibilità. Attraverso questo rapporto fra la mano dell'artigiano e la stampante 3D. Questa, diciamo, estensione permette all'utente di accedere a dei contenuti. Questi contenuti rimandano a quella che è la storia, diciamo, a cui si ispira quel determinato oggetto. Un altro contenuto riguarda la bottega virtuale. Ossia, tramite l'app, appunto, l'utente poi può accedere virtualmente nella bottega di Franco. Infatti, abbiamo fatto delle riprese con Camera 360 che permette poi all'utente di entrare in bottega anche se non è qui fisicamente. Il progetto è in work in progress, possiamo dire. Abbiamo i prototipi fisici realizzati da Franco e stiamo lavorando invece sull'app. Ci siamo posti questo obiettivo di arrivare ad ottobre con tutto quanto, diciamo, realizzato. E questo perché il progetto è stato scelto per l'esposizione della Dutch Design Week di ottobre. L'intesa c'è stata, anzi, la cosa più importante di tutto il progetto alla fine era questo, non tanto l'oggetto in sé, ma era incontrare delle figure. Il designer con l'artigiano era fondamentale, insomma, questo passaggio.